Nata a Ravenna, vero? Sì. Nubile. Nata nel 1887. Ha una gran bella età, la invidio. Ma anche lei è così giovane. È dentro che sono vecchio. In provincia si nasce vecchi. Quando poi si ha una madre malata e insofferente, si è due volte vecchi. Tutte le ambizioni finiscono qui. Fare il sindaco, bel divertimento. E tutti gli spassi, una partita a carte la sera per spennare qualche mercante o per farmi spennare da qualche nobiluccio. Lei crede che sia un gran divertimento? Ci vorrebbe un cambiamento nella mia vita. Dunque, nubile, diplomata alla scuola normale di Bologna, domiciliata a San Vito da 8 mesi, vero? Sì, dall'inizio dell'anno scolastico. Benissimo. Veniamo al fatto. Paolo Fantollico. Un ragazzaccio, vero? No, poverino. È un po' vivace, ma si capisce. Cresce solo, senza mamma, col padre che lavora tutto il giorno. Quando non è all'osteria, ubriaco 3 giorni su 4. Appunto. Già, non mi pare il caso di nominarlo nel mio discorso. Dirò semmai, non so, natura ardente, temperamento gagliardo di lavoratore. Si potrebbe anche fare a meno di parlare del padre. Sì, sì, lo credo anch'io. Sì, però del ragazzo non possiamo tacere, eh? Sì, il ragazzo veramente disturbava in classe, era un po' prepotente, ma in fondo non è cattivo. Già, ma quest'ustione, questa terribile ustione, se la fece in strada, non è vero? Perché voleva tirare un tizio acceso contro un compagno di scuola, invece si rovesciò addosso tutto il fornello, non è così? Sì, sì, è così. Ma anche questo potrebbe fare a meno di dirlo. Brava. Brava, noi dobbiamo metterci d'accordo su tutto quello che io non devo dire. Ma allora mi spieghi questo, signorina. Se lei non era legata al ragazzo da parentela, né lui si meritava particolari riguardi, come mai lei si è sentita spinta a un così grande sacrificio? Non so, così ero la sua maestra. Lui è orfano. Se fosse stata al mondo sua madre, l'avrebbe fatto lei. E poi, qualche cosa ho fatto. No, riduciamo la cosa alla sua giusta proporzione. Sì, io ho sofferto un po', ma ho anche la gioia di vederlo guarito. Ma lei crede che altri avrebbero fatto quello che lei ha fatto? Oh, sì che lo credo. Ma lei pensa che gli altri siano degli egoisti? No. No, neanche questo. Io sono sola, ho seguito il mio impulso. Quel bisogno di maternità che è in tutte le donne. Ancora? Ma chi c'è? Sua maestà? No, non c'è mica. C'era soltanto il Fantollico e il suo figliolo. Io gliel'ho detto. Il sindaco non può. Perché non può? Perché non può? Parla con la signora maestra. Non l'avessi mai detto. La signora maestra è la nostra benefattrice. Lui grida e il ragazzo strilla più di lui per entrare. Non sapevo più come fare per mandarli via. Ha scritto anche una poesia per la cerimonia di domani. Chi? Lui, il Battista. E tra un bicchiere e l'altro. Chissà che meraviglia. No, senta, senta, senta. Salve, seconda madre, che mi desti la pelle. Tu sei pari a mio padre, che il mio sangue mi die. No, il tu deve essere una licenza poetica. No, è Paolino che parla in prima persona. Sì, va bene, va bene, va bene, puoi andare, vai, vai. No, senta, sente il finale. Del popolo di San Vito, i voti sono questi, che tu trovi marito e resti sempre qui. Per vedere se a lei piacerebbe restare sempre qui. E perché no? Il posto è bello e tutti mi vogliono bene. Lei è fidanzata? No,
No, sono sola. Ho il mio lavoro e mi basta. Beh, sola no. Qui c'è tutto un paese che le vuol bene. E poi non le pesa questa sua pretesa solitudine? No, no, ci sono abituata. Non ho avuto modo di accorgermi della mia disgrazia perché quasi non so quello che ho perduto. Ho qualche amica, ma nessun parente. Beata lei. Oh, non dica così, le fa torto. Parenti, fastidi e legami sono come i compagni di una cordata. Sì, qualche volta ti aiutano a tenerti in piedi, ma il più delle volte ti trascinano nel precipizio. E più sono prossimi per sangue, e più stretti sono i legami. Salvo mia madre, beh, quella si capisce. Ma se non fosse mia madre, non la sopporterei. Davvero? Sì, mi dà la gioia di volerle bene, di volermi bene, ma poi è difficile, a volte è insopportabile. Dicono che soffra molto, eh? Ma fa anche soffrire chi le sta attorno. Me, più di ogni altro. In questi miei tempi, poi, sia così inasprita. La venga a trovare, le farà piacere. L'ammira molto, sa. Quando ha saputo del suo sacrificio, quella, vedi, è una vera donna. Ha detto, quello si chiama far del bene al prossimo. Davvero? Mia madre di me non è molto contenta perché non le sto abbastanza attorno. La capisco e la scuso, per lei ci vorrebbe una donna in casa. Sì, ce n'era una, ma non era adatta, era vecchia, era brutta, era malinconica. E d'altronde una donna giovane, vivace, dove gliela trovo? Ci vorrebbe, non so, una nipote, ma non c'è che un nipote, quello che lei ha conosciuto adesso. Meglio ancora una figlia, una nuora, una insomma che l'assistesse per affetto, non per guadagno. Dovrei prendere moglie. E lei la prende? Si fa presto a dirlo. Intanto dovrebbe essere una moglie che dovrebbe piacere più a lei che a me, o almeno quanto a me. Una brava ragazza che si rassegnasse a vivere qui. Lei. Lei sarebbe la donna che ci vorrebbe per mia madre e per me. Ma lei scherza, signor Sì. No, 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 non scherzo. Una donna graziosa, paziente, amorosa. La pazienza per lei e l'amore per me. Ma che cosa fa, signor Sì? Si offende? Ma perché si offende? Se lei piacesse a mia madre quanto piace a me, oh, basterebbe. Stia zitto. Ma perché non mi permette di dirle che sono un suo ammiratore? Ma che cosa credi? Quando veni a ispezionare la scuola io badavo più a lei che alle risposte dei ragazzi. Se ne va? Ma perché se ne va? Ma che cosa le ho detto? Le ho detto semmai che vorrei sposarla. È un'idea che la spaventa tanto? No, non mi spaventa, ma non la credo. No, non credo, diffido. La sua è un'idea assurda. Vorrebbe sposarmi lei. Ma lei è un signore. E senza quattrini. O per meglio dire, qualcosa c'è. Tiene tutto mia madre. È un avvocato. Senza clienti. È sindaco. Sì, senza amministrati o quasi. Suo è un capriccio, le passerà presto. Un'ora fa a me non pensava certo. Ma adesso ci penso. E ci ripenserò. Ma ci pensi anche lei. Me lo promette di pensarci? Me lo promette? E adesso mi dà la mano. Accompagno. Scusami se ti ho fatto aspettare. Oh, figurati. Ho imparato ad aspettare. Ma piuttosto mi è venuta un'idea. Quale l'idea? Ma io sono stato in prigione, eh? Mi hanno assolto, ma ci sono stato. È una tara. Sai, io prima avevo pensato parecchie volte a prendere moglie, ma poi in carcere ho riflettuto. Se anche mi mandano libero, io sono, come dire, deprezzato, ecco. Il padre, la madre, l'istitutrice, la sorella di una ragazza di buona famiglia e magari anche la ragazza stessa, quando io la richiedessi, arriccerebbe il naso. Rendo l'idea. Rendi l'idea, continua. Eppure se io non sono un nababbo, non sono neanche povero. Anzi, direi che sei ricco. Diciamo che ho di che vivere, ne avrei anche per la moglie. Se venissero figlioli, modestamente, anche per i figlioli. Continua. Una pazzia, eh? Ma dammi il tuo parere.
Questa ragazza. Questa maestra. Sinceramente non mi dispiace. È una bella figliola, è coraggiosa, sembra modesta. Fa la maestra, quindi non può avere pretese, non ha un soldo. Cosa vuoi che ti dica? Può darsi che qui a San Vito, proprio in grazia della pelle che ha dato lei, mi perdonino la pelle che ho tolto io. Se mi piglia me la sposo. Che ne dici? Se mi piglia, me la sposo io. Che ne dici tu? Avanti! Avanti! Non c'è nessuno. Nessuno, mamma. Lei dormiva, sognava e ha creduto... Già, dormivo, sognavo, deliravo. A sentirti dormo sempre. Invece si può dire non chiudo quasi mai occhio. Niente di giorno e poco la notte. Si sarà assopita solo un momento. Nemmeno! Hai battuto tu col piede, io ho creduto che fosse la porta. È stato così. Può essere, mamma. No, può essere. È. Anche quando riconosci d'aver torto, pare che tu mi faccia un regalo. Lavori. Perfino la festa lavori. Ecco, una cosa che non mi è mai piaciuta. Ero qua sola. E io chi sono? Una bestia? Lei dormiva. Credevo che lei volesse dormire. Che stai facendo? La tua eterna camicetta, immagino? No. Sto terminando il guanciale per lei. Ah. Lavora, figliola. Lavora. Chi lavora non pecca. D'altronde, poi, quando non c'è niente di meglio da fare... Oh, che ore sono? Le 17, mamma. Di le 3, le 4, le 5, non capisco. Le 5. Ecco, è più semplice, le 5. Credi che verranno visite? Non saprei. Una volta almeno qualche cane la domenica si ricordava che sono ancora al mondo. Se vengono, che mi trovino in ordine. Vecchia, per forza. Strega non occorre. Per piacere, appuntami qui una forcina. Perlomeno Umberto verrà. Vuole che le chiami la Clelia? Se volevo la Clelia, ti dicevo voglio la Clelia. Tu hai la mano più leggera. Bravo. Grazie. Per queste piccole cose tu sei piena di garbo. Edoardo, che fa? Sei sdraiato sul letto. Forse dorme. Vuole che vada a vedere? No, no, non occorre. Dormirà. I giorni feriali al municipio. La domenica, che potrebbe tenermi compagnia, dorme. Quando ero sola, si annoiava. Sai, mamma, prendo moglie. Se il signore prende moglie. Voglio la maestrina. Se il signore... Prendi la maestrina. Non ho un soldo. Ma venga pure la maestrina. Mi avrà chiamata col mio nome, spero. Oh, sicuro, Elsa. Ma bisognava sentire come lo diceva. Anita, Giovanna d'Arco, Lucrezia Romana. Ora si annoia anche con Giovanna d'Arco. E la trascura. Ma il torto è tuo, che non hai saputo importi. Se non ha saputo lei che è sua madre. Io. Appunto perché sono sua madre. Le mogli possono imporsi. Mio marito filava diritto.